Allora, signori, buon salve, bentornati su Exanima. Non mi ricordo più cos'è la quinta puntata. Comunque questa, vi anticipo, sarà l'ultima per un po' di Exanima, probabilmente, dove oggi finiremo il primo capitolo, perché voglio portare anche altre robe sul canale. Siccome faccio solo due video a settimana, devo finire la serie su Amnesia e nel mentre magari voglio infilare qua dentro qualcos'altro, tanto per. Io comunque ho fatto un po' di esperienza per gli affari miei, perché non è che posso giocare solo quando registro queste puntate, e sono andato avanti con un altro PG e ho scoperto tante belle cose. Sono arrivato fino al livello 3 senza morire. Non è detto che succederà anche qua la stessa cosa. E ho scoperto anche che ci sono dei tasti, che ora non mi ricordo più chiaramente, per cambiare. Forse era V. No, V mette la cosa. Eccola là. Per cambiare le magie. Tipo adesso io, quando vedete là che ho selezionato qualcosa di viola, quando faccio Q, tiro una botta di morza. Ma non. Tante robe che ignoravo, che adesso so. Oh oh oh. Abbiamo attirato un po' di roba qua. Tra l'altro, bravo, dagli. Grandissimo. Va bene, questo è l'inizio perfetto di una puntata dove il nostro alleato stende qualcuno e poi si asfalta da solo lì nel mentre. Ecco, bisogna stare attenti a fare quello che ho fatto, perché fa incazzare ovviamente tutti quella roba lì. Quindi vediamo, ancora non era C. Usiamo... Vedete qua che è diventato giallo, il tizio è un po' arruffato per quello. Allora, cosa vi devo dire? In sovraimpressione probabilmente adesso butterò la mappa che vedo io, che uso io, eccetera eccetera. E vi dico che nella scorsa puntata stavo andando in una zona che si chiama tipo labirinto. Oh, fatemi mettere in pausa di qua. Che si chiama labirinto. Il problema è che è veramente una rottura di palle, veramente lunga, e ti perdi. Anche usando la mappa ti perdi, perché non è che sia proprio semplice da usare. E alla fine arrivi in una stanzone dove ti dà un po' di reward misti, che sono buoni, non ci può dire niente, però è tutta roba skippabile. Quindi quella parte lì la salto, è la stessa parte dove sono caduto giù da basso, quei ponti lì. A parte l'assalto, tanto il primo livello si può fare anche senza. E adesso invece riniziamo un po' tutta la nostra esplorazione. In realtà siamo già vicini all'uscita, in un certo senso. Però finiamo un pochino di esplorare qui intorno, poi torno indietro, andiamo a vedere anche una zona che avevo saltato per andare a prendere un'arma che non serve assolutamente un cazzo, però è bella, e quindi torniamo a prendere quella, e GG, e poi si vedrà in futuro per come continuare, cosa fare. Intanto devo ricordarmi, per cambiare arma basta premere R, non serve tutte le volte tenere aperto il menu, vedete che tutte le volte si impara qualcosa di nuovo. Proprio qui non c'è niente addosso di positivo. Tra l'altro i mostri saranno repoppati per qualche motivo. Adesso guardate, vado a combattere contro questo, giusto per così gli diamo una calmata. Avrei dovuto fare un po' di... Guardalo. Oh no! Ok, questo l'abbiamo seccato. Dovevo fare forse un po' di... Ok, doppio colpo, ragazzi, doppio colpo allo stampellaro. Oh, 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 oh. Ma che modo è questo qua di comportarsi? Non inseguirlo, che poi dopo questo qua diventa pazzo. Ho capito anche come colpire dall'alto verso il basso, guardate. Ok, ora l'ho mancato, però. Però c'è stata la... Ma poi sti non morti, mi spiegate perché cazzo scappano in giro così? Dove è andato? È scappato? Lascialo stare, no? Sì. Seguimi, dai, lasciamo perdere quel ragazzo là e sti cazzi. L'importante è stato eliminare questo qui dai problemi. Tra l'altro c'è qualcosa di buono, ma non vai a sapere da niente. No, niente. Ma buono, quindi vado a cercare un attimo, vado a tornare indietro, cioè vado a cercare. Torno un attimo indietro per andare a vedere quella parte che abbiamo scavallato e poi riprendiamo con il nostro normale viaggio in questo deserto d'oscurità e mattoni. Non ci è voluto molto a ritrovare la strada e siamo già più o meno arrivati qua. Quindi eccoci qui, ragazzi, nelle grotte. Nelle grotte. Oh! Oh! Apre tenda! Apre tenda! Si mette davanti a noi. Vedo che hai in mano un'arma che potrebbe fare i bei danni. Oh, sei stronzo come pochi. E io sono sdraiato come pochi. Abbracciamoci. Grazie, Franco, grazie.
Peccato che mi ha seccato metà vita per fare questo. Certo, non era un buon punto per essere qui in due con anche il tizio, ne devo essere onesto. E quell'arma qua non è mica male. Fide che è bella lunga. Questa roba qua non è mica male. Adesso io non la uso perché abbiamo la spada a due mani e mi ci trovo meglio. Però non è mica male quella roba lì. Peccato che mi abbia schiaffato quella roba in faccia e mi abbia devastato così. Fossi stato da solo ci sarebbero stati meno problemi. Ma tant'è. Tanto poi quando continuerò con il secondo personaggio che è un pochino più di... Comunque devo prenderci la mano di nuovo perché tutte le volte che riprendo a giocare questo gioco qua dopo una settimana non ho più la manualità per fare quello che volevo fare. Anche qui, cosa super sono inciampato mai, figa. Allora, noi adesso arriviamo in questo punto, vi direte, figa Brad, che posto di merda, lì sotto, se cadi, sei morto. È vero. Ed è, ne vale la pena fare quello che sto facendo? Assolutamente no. Lì è il vuoto, né? È il vuoto più totale. Io corro addirittura, guardate. Prima mi sono ribaltato, mi sono preso una mazzata sulla schiena e qui corro. Allora, in quella zona qua, immagino qualcuno si sia divertito a esplorare, troviamo questa zona qui. Eccolo qua. Qui c'è uno scheletro. Qualcuno è venuto fin qua, ha tentato probabilmente di scappare, difeso dal candelabro con la sua bellissima cosa. E qui sotto c'è una cassa nascosta sotto le travi. In questa cassa troviamo il corno, una palla blu e la daga. Che è molto bella, avete visto? Guarda che bella. Sembra, boh, comunque sia un'arma decente per i combattimenti ravvicinati, quindi useremo quella lì. Questo roba qua lo posso lasciare, ecco. Chiunque torni a prenderci, prendiamo anche il corno, che non so cosa serve, e anche la palla, che non so cosa serve, ma tant'è. Ora abbiamo la nostra bellissima daga ornata, che è veramente nice. Allora c'è solo da riuscire a tornare senza cadere giù nel vuoto di nuovo. Così un po' con la mappa e avendolo già fatto spoetizza un pochino la sorpresa della situa, però velocizza anche i miei spostamenti in modo da vedere un paio di robe in più, perché di solito era veramente a naspare nell'oscurità. Ecco, giriamo la telecamera perché voglio vedere dove metto i piedini, i miei bellissimi piedini da ballerina che mai si sognano di inciampare su qualsiasi cosa e volare nel vuoto. Boh, siamo arrivati qua, qui c'è Gian Piero il pazzo, tecnicamente lo lasciamo lì Gian Piero il pazzo, anzi lo portiamo, aspettate, lo portiamo un po' avanti con noi, ma comunque lo facciamo fermare un pochino indietro dopo. Io ho paura con la spada a due mani di prendere e tirargli una spada nella schiena, 100%. Si torna alla civiltà, tizio fermati qua e io vado avanti. Adesso qui noi dovremmo arrivare in uno stanzone, I think. E in questo stanzone ci dovrebbe essere qualcuno. Eccolo là. Allora. Ho sbagliato testo. Vieni qui a combattere. Porca puttana, ho appena scoperto una roba. Guardate che combattimenti, cioè, madonna mia, devastato. Ho appena scoperto che appena fai l'abilità quella lì, poi te la toglie e ti rimette la prima, che non è il massimo secondo me, ma tant'è. Comunque l'importante è aver seccato sto tizio, che dovrebbe avere una chiave. Exactamundo. Questa chiave qua ce la teniamo qua. Poi le chiavi dovrò sbarazzarmene e mettere da qualche parte, perché non ho idea di quante ce ne stiano. Qui non mi ricordo se c'era da guardare qualcosa. Penso che la chiave servisse solamente per uscire. Forse c'era un buco nel pavimento da qualche parte. Ah, lì c'era un buco nel pavimento, infatti. Andiamoci dal cazzo che non voglio cadere giù da basso per niente al mondo. Qui sopra c'è un libro, una lista di persone segnate dai loro doveri per fare roba. Ok, questo non mi interessa. Là c'è uno slate. C'è qualcosa qui dentro? Non c'è una merda qui dentro? Perfetto. C'è qualcos'altro? No. Posso discastrarmi da qui? Ecco qua. Qua serve di tirare solo la leva però. La chiave che cazzo servirà?
Aspetta, mi ricordo più cosa serve la chiave. Comunque andiamo a chiamare Fabrizio. Darryl. Ah no, aspetta, aspetta, qua c'è. Ed è chiusa questa? Ecco cosa serve la chiave. Lui faceva la guardia. Adesso sarà il cesso questo qua, come minimo. Ok, perché quella sta di là ci riporta. Di là ci riporta dove eravamo arrivati, mentre di qua ci porta avanti. Ok, ha senso, ha senso. Andiamo a riprendere Darryl. Comunque non mi sarei voluto molto prendere a mano la spada, mi sarei voluto solo di perdere metà vita. Per niente, puttana Eva. Perché veramente l'ho persa per niente metà vita lì. Ah, vero. Allora, noi abbiamo aperto di qua, andiamo di qua. Qui avanti no. I due Gianfranchi là come stanno messi? Vediamoli. Uno è mezzo mezzo, l'altro mi sembra un pochino più calmo. Non pensavo potessero avere stati alterati. Ma perché voi siete fuori di prigione? Guarda che belli tutti e due con le armi in mano lì. Oh, sì, anche vengo davanti. E tira una mazzata tuo amico. Eccoli lì. Grandissimi figa, vai così. Bravo. Grandi. Nice. L'arma lì funziona meglio swingate a caso, tipo... ce l'ha fatta, eh. Ha vinto il tizio con la roba, con la situa. Tu verso di noi come sei? Ti gira il cazzo adesso. Io apro la porta. E anche Darryl gira il cazzo, cosa facciamo? Darryl è pronto a spaccarti il muso. Guardalo, guardalo. Potrei saltargli addosso. Darryl, non far cazzate, è pericoloso con quella roba, quello là. Grande Darryl. Oddio, Darryl, ti sto... Cazzo, sapevo più che... Ma no, Darryl, grande Darryl. Mi piace come combatti. Ti stai comportando... Guardalo con un piede sopra di lui. Come in segno di sconfitta del nemico. Guardalo come non lo rispetta, che gli mette il piede sul collo. Devo per fare una battuta, non la farò. Bon, della roba da barboni. Altra roba da barboni, probabilmente. Sì, nice. Andiamo avanti per gli affari nostri. Allora, qua c'era un metodo di passare. Vedete che qui è rotto. Allora, infatti mi ricordavo proprio due cose lì. Qui dentro, qui c'è un strapiombo, un capitombolo nella morte totale più indefinita. Quindi noi andiamo di qui. Qui io c'ero passato con Darryl, però Darryl veramente non è richiesto per fare quella cosa qua. Io vi sconsiglio di portarlo dietro perché si bugga, non sbaglio adesso, si bugga con una velocità inquietante quando si tratta di attraversare questo posto qua. Che adesso andremo noi ad attraversare. Se ci giocate, se dovreste mai giocarci, cosa che non credo che lo farete, vedete, passiamo sotto. Il problema è che lui si incrosta qui e non riuscite più a farlo uscire perché serve spazio di manovra per farsi seguire. In questa zona qua dovreste riuscire ad arrangiarvi a farla. Molto prudentemente, senza inciampare su XYZ cose, dovrebbe essere così. Allora, fatemi comunque aggiustare la mappa qua perché... E non manca tanto a vedere quella zona qua. Boh. Qui ci sono delle prigioni. C'è anche qualcosa di utile qui dentro che noi già abbiamo. Però è chiuso. Mi serve una chiave per aprirla. E questa chiave si troverà da qualche parte. Ora, con Darryl qui, lui fa una scena. Vi dice tipo, che cosa stavano facendo qua questi pazzi? E mi piacerebbe rispondervi. Vi dico solo che mettevano qua dentro la gente per qualche motivo, non chiedete a me. Poi tiravano giù la leva e li bruciavano. Voi sapete il perché? Io non ho idea. Sono un po' contaminato dalla storia di Amnesia, quindi penso che fosse per succhiargli la vita o qualcosa del genere. Però non, fatto sta che non mi metterò lì dentro a bruciarmi, ecco. Dovremmo avere dietro la porta, dovrebbe esserci qualcuno, però strano, non lo vedo con i miei poteri. Che c'è stato? Allora qua c'è
Quello tipo il caminetto, sì, c'è un cazzo. Qui vedete, boh, li torturavano, li legavano, vai a sapere te che roba. Pinze, esperimenti di vario tipo. Non credo c'è niente di utile qua, forse. No, questa è una sega. Comunque, boh, torturavano la gente. Altro non mi viene in mente. Posso accendere la luce quando sono qua dentro? È tipo l'interruttore della luce. Questo sembra tipo un piccolo studio. C'è una chiave. Ok. Bene. Questo qua cos'è? Ah, una bottiglia con... Non ci dovrebbe essere nessuno. Questo è uno scrigno. E in questo scrigno troviamo degli avambracci. Posso usare questi avambracci? Yes, questi sono nice. I nostri erano uno, uno e mezzo, uno, uno e mezzo. Questi sono due, tre, due, due e mezzo. Cioè una differenza da mattina a sera è proprio allucinante. Il fatto è che non mi ricordo neanche più io. Basta, era tutto qua, no? Non era tutto qua. Sì, era tutto qua. Qua si arriva solo fino agli uffici, cioè che sono questi qui poi alla fine dei conti. Male che va, uno si prende, non so qua che cosa sia, comunque qualsiasi cosa sia non voglio averci a che fare. Non c'era, no, guardate qua che l'ho vista. Sotto questo sacco c'è una cassa. E dentro questa cassa non c'è un cazzo, perfetto. Perfetto, ah, ecco qua il teschio che stavano studiando, guarda che bello. Vabbè. E che bello, oblung. Io ho una gran paura di incontrarle quelle robe che ci saranno lì sopra. Non so perché, ma ho questa sensazione che prima o poi quel gioco qua li si incontreranno. Quindi niente, questo era dove ci conduceva la zona, questa qui del coso. C'era un punto interrogativo, vediamo cosa che dice il punto interrogativo. Bottiglia. Ci sono bottiglie ovunque, ha commentato un tizio. Boh, perfetto. Quindi basta, una volta fatto tutto ciò... Ah no, aspetta, noi abbiamo trovato la chiave, vero? La chiave è quella della prigione. Adesso andiamo di qua. Qua. Possiamo usarla. Ok, e qui dietro, in terra, c'è la stessa spada che già abbiamo noi. Anzi, forse un po' più... Longsword. Questa qua che abbiamo trovato fa leggermente più danno, però è meno bilanciata. Mi tengo la mia che è più, leggermente più bilanciata e fa leggermente meno danno. Questa qua la daremo a Darren quando sarà. E adesso torniamo indietro, andiamo a recuperarlo, ovviamente cercando di non volare giù da quel coso qua. Potete star certi che la prima volta che sono passato qua ho usato le assi, il braccio l'ho lasciato giù, ho usato le assi che ho trovato là sotto per tentare di fare un ponte, ovviamente non sono volato giù, però ho visto che stavo fallendo miseramente a fare il ponte, quindi ho detto ci sarà un altro modo per forza, perché non è possibile. Queste assi qua le stavo usando per fare un ponte e attraversare lì. Ho detto magari, sì, ho detto magari qui... Perché tu appena apri la porta, qua se sei poco cauto, finisci nel burrone. Qui magari si passa, poi dalla si riesce a passare di lì e siamo di là. Invece non è stato così. Per fortuna però che non ho insistito in tal senso. Dai, andiamo Darren, che qua abbiamo già... Alright. Qua abbiamo già visto tutta la merda possibile. Noi ci basta andare di qui e riandare di qua. E dovremmo arrivare esattamente dove il tizio là, cioè quello con la stampella che scappava. Esatto, quindi in verità è stato perfetto fare il giro che abbiamo fatto. Ora possiamo procedere drittissimi senza altri intoppi. Qui dentro non c'era un cazzo. Qua ero già venuto avanti a esplorare io, non c'era assolutamente niente, mi pare. Qua invece, se non vado errato, qua abbiamo... Eccolo qua. Le lampade sono magiche? Cosa intendi per magiche? Lo sai, no? Quello che fanno i Taumers... i traumaturghi o comunque i maghi. Questo sarebbe, vorrebbe dire fare il binding, legare qualcosa, e non è come, e non funziona così. Non puoi semplicemente creare una luce o una forza,
deve essere pescata da qualche parte, richiede una grande concentrazione e quando ti fermi con questa concentrazione rompe il collegamento e quindi non ci sarà più la luce. Oppure possiamo dire magia? Taumers? Meglio se ti fai i cazzi tuoi e non chiedi queste cose. No, ma io vado avanti. Ah, ci ho messo troppo a rispondergli. Va bene, niente. Cioè, ci sarebbe stato un piccolo dialogo dopo dove andavano avanti a fare domande e a dire ma potrebbe essere così, potrebbe essere cos'è, e poi a un certo punto gli fa vabbè dai, ho già fatto troppe domande. Bisogna pure aver fretta a fare discussioni che la gente si altera. Ma lascialo, andiamo tranquilli. Non dovrebbe darci fastidio in nessun modo. Allora, qui non c'è niente. Soliti col naso. Qui se non vado errato dovrebbero essere delle classi. A quanto pare vado errato, questa non assomiglia minimamente a una classe, questa qua. Il potere dimenticato di Anonimo. Secondo questo libro, gli umani sono potenti, esseri immortali che hanno dimenticato però la loro vera natura. Ora, se vivi la tua vita in un certo, con un codice morale e facendo certi rituali, mangiando certe cose. Poi insomma, puoi ritornare a essere immortale. Sembra un po' una roba che direbbe un cannibale. Lo so, vedo sta gente che viene sbudellata e vengono in mente i cannibali, cazzo. Ceste, assi, ceste, la sedia dietro, là sotto, c'è qualcosa. Cerco di non usare sempre la mappa interattiva, ma di esplorare un pochino. Ah, qua mi ricordo, queste sono le stanze di qualcuno importante. Provo un risentimento crescente per Taven. Da una parte voglio compiacerlo per impressionarlo, ma certi pensieri mi portano a incazzarmi. Una volta credevo che ci fosse un'amicizia fra di noi, ora forse penso che tutta la faccenda si basi su interessi comuni. Il suo sbattersene le palle per tutte le cose che non siano il suo lavoro mi dà fastidio, mi fa del male. Ci ha messo tutti in difficoltà e in pericolo. Ho sempre avuto paura, ma almeno ero rispettato. Here for my own bypassance. Di essere scacciato dalla mia casa da comuni paesani. Non so cosa facciano riferimento questi, però. Oh, qua abbiamo degli altri bracciali. Però questi qua, se non mi ricordo male, non vanno coi guanti. No, vanno coi guanti, però sono meglio i miei comunque di ferro. Questi qua li diamo a Ciccio Pasticcio. Qua poi non c'è un cazzo, questi ne fanno schifo. Lì c'è un altro libro, tra l'altro questa qua com'è? Ok. La vita di Linus Friedrich. Un famoso libro con ancora una famosa storia, ancora più famosa storia, che viene detta dalle madri ai propri bambini riguardo all'oscura e sinistra intrappolamento della taumaturgia. Frederick, è qua che casca l'asino, siccome è tutta la storia. Frederick era un taumaturgo, o traumaturgo, che ha perso sua giovane moglie e tre figli in un incidente. E quindi si è rivolto alla nigromanzia, nella speranza di risuscitarli. Ma non l'antico modo di risuscitare i morti, ma con insomma, con ancora una coscienza e un essere sentiente. Le sue pratiche e gli esperimenti erano vili in natura, rapiva, torturava, assassinava e teneva i corpi delle famiglie in uno stato tra la vita e la morte per 40 anni. For some 40 years. I suoi crimini sono tanti, eccetera, eccetera, hanno portato solo a disperazione e fallimenti. Bella come storia, cioè questa è la storia dell'uomo nero, però invece di essere l'uomo nero è tipo il negromante che rapisce i bambini. I bambini saranno andati a letto molto contenti e sicuramente non traumatizzati da questa esperienza. Sicuramente. Questa cos'è? La cucina, ma la cosa. Ci tengono le carote, le potatoes. Non ci tengono più un cazzo. Questo sarà le cesse, invece. Sì, questa è le cesse. Non ci sono buchi. C'è un catino delle vasche. Vabbè, nelle cesse facciamo che non ci vengo a mettere. Alle saponette, ok. Quindi questo qua era lo studio del tizio. Abbiamo trovato i bracciali, un libro con un po' di lore. Che secondo me questo spiega quello che sta succedendo qui dentro. Cioè, qui c'è un negromante che ha preso
spunto da quella faccenda qua e sta rianimando le persone, sta facendo esperimenti per rianimare qualcuno. Poi guarda là, cioè, dai, ditemi che non c'entra nei negromanti quella faccenda qua. Ecco, cosa sono quegli altri per farmi mal di testa. Memoria ritornano alla mente. Allora, The Binding of the Dead by Linus Friedrich. Le pagine di questo libro sono tenute insieme rovinate da un sacco di sangue. Boh, io questa roba qua me la porto dietro perché forse fa qualcosa. Però alla fine, guardate anche che bella sta mannaia qua. Clever. Non clever come furbo, ma clever come cleaver. Insomma, non so. Qua poi c'è un tizio squartapuffato. Questo cos'è? Pantaloni. Là c'è una scrivanaia, un altro libro e anche un'altra roba. Allora, il libro Forgotten, dimenticato da Aimee Corian. Un libro di scuola, riguarda la memoria e la cognizione, che noi dimentichiamo e perché dimentichiamo le cose e come scegliamo di fare storia di noi stessi in base a questi fatti e come ci definiamo nel mondo soggettivo, quello che chiamiamo memoria. Ma poi sono interessante anche come lettura. Fino adesso i risultati sono deludenti. Penso che avrei dovuto aspettarmi dopo i successi iniziali che sono stati drammatici. Adesso praticamente ha avuto grandi successi all'inizio e poi la cosa ha rallentato. Sto vedendo alcuni miglioramenti, ma sembra che ho bisogno di cambiare direzione per andare oltre. Se solo il povero Papin fosse ancora con me, scambiare pensieri con lui avrebbe avuto tanti benefici. Amici con benefici. C'è un timbro qua. Amici con benefici. Il povero Papin. Povero Papin. Quel paio di palle Papin. C'è qualcos'altro qua dentro? Se no, devo chiudere qua. Se no, Gnari si va su. Non mi sembra ci sia. Beh, c'è la porta. Sarà l'eccesso anche questo? Anche qua, posto dove. Le mie gambe lì non so cosa abbiano fatto, ma qua c'è una cesta. Sacco di roba inutile, pestello, non pestello, roba mista varia, ma in culo. Sacco di ampolline, ampollette. Mi piace quando Darren sente il bisogno di passarmi davanti. Io devo andare di là. Capito, vi aspetta un attimo, no? Animale. Niente, abbiamo guardato anche di qui. Lo zombie sembra essere scomparso. Sarà infilato in mezzo ai coglioni a qualche altra parte più avanti, probabilmente. Anzi, sicuramente. Un bel antrone. Qui siamo nell'antrone. Eccolo là, guarda là che bello. Qui c'è un'altra nota in terra. Amon, ovviamente non sta più seguendo il nostro accordo. Sta mandando fin troppe persone qui sotto e ho perso i contatti con lui. Cosa sta cercando di fare? Uno di questi ammasso di carne, insomma, di sta gente qua, di questi distrutti, ha confessato che è stato mandato qua per cercare un tesoro. Qualcuno inizierà a farsi domande di tutta sta gente che sta scomparendo. E se uno di questi mi trova mentre dormo, non mi sento più al sicuro qua. Ho chiuso le porte, ma e forse dovrei addentrarmi ancora più sotto per cercare un luogo più sicuro. Vabbè, questo qua pure ce lo prendiamo su. E adesso dobbiamo disquisire con Giancarlo lì sopra. E per disquisire con Giancarlo lì sopra intendo fare affette. Ciccio, hai un'ascia se davanti alla porta? Sì. Ui. Giù in terra. Avete visto che colpo? Wassakata! Guarda come lo guarda con disprezzo. Ti abbiamo fatto il culo, cazzo. E Darren, sei una macchina da guerra anche tu. Comunque, buono. Devastato il tizio. Giù la leva. Apriti bene, Maurizio. Buone, buone, buone. E qua poi mi piacciono questi posti dove sembra esserci una porta o un passaggio o qualcosa e non c'è assolutamente un cazzo. Guarda che roba.
Assolutamente, assolutamente un cazzo. Ecco, di qua mi pare, adesso non vorrei dire una puttanata, mi pare che si esca dal labirinto. Vedete, questa c'è, ecco, sì, c'è questa armeria qui con dentro svariata roba alla fine del labirinto. Tipo qua possiamo vedere una grande ascia, qua possiamo vedere un billhook. Ci dovrebbe essere anche altra roba, tipo armature, short sword, long knife, adesso non tutte sono buone, eccetera, eccetera. Però ho trovato che lo sbatti di arrivare fin qua non vale per un cazzo la pena di dover sopportare tutto quello che c'è da sopportare in quella faccenda lì. Quindi si attacca un po' anche alle palle tutta la situa. D'altro canto, di qua mi pare che si vada verso l'uscita e di qua non mi ricordo. Ah sì, di qua, Miari, adesso ve lo faccio vedere giusto perché comunque sì, abbiamo fatto solo una mezz'oretta, più o meno. Ma questa puntata qua probabilmente sarà un po' più corta, la uso come chiusura di questa serie del primo livello su Ex Anima. Di qua, se non ricordo male, si arriva, 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 si cammina, cammina, cammina e si arriva proprio. Ve lo farò vedere anche a voi sopra il coso. All'inizio. Qua siamo nella zona iniziale. Daryl lo abbiamo trovato lì, tipo. Mi pare, eh. No, no, qua. Comunque sì, siamo molto vicini alla. Qui mi pare fosse Daryl. Esatto, qui. Lui, Daryl, era qua quando abbiamo iniziato. Ci sono ancora tutte le robe buttate in terra. E questa è la stanza dei barili, quella dove pensavo di andare avanti, eccetera, 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 eccetera. In verità no. In verità, così se uno vuole fare il giro del primo livello, probabilmente qua, piuttosto che tornare indietro, fare tutto il giro, entra da qua ed è arrivato. Ma in fact, 9. Passaggio per accorciare, poi hanno scavato per niente. Chissà chi è che ha scavato questo passaggio qua. Sicuramente comunque era per far prima. La curva, la curva. E andiamo avanti. Eccoci qua. Pam, pam. Tof. Verso l'oscurità. Molto lentamente. Adesso qua Darren dirà qualcosa, tipo. Ma se stiamo cercando di uscire, perché continuiamo ad andare avanti? E gli rispondo. Non credo abbiamo una scelta, non c'è nessun'altra parte dove andare. Immagino tu abbia ragione. Comunque, boys, questo qua è l'inizio del secondo livello. Forse lo vedremo in futuro, forse no, forse tornerò con Ex Anima col mio altro personaggio. Adesso per esempio faccio Exit, vi faccio vedere, fate continue. Perché lui comunque tiene salvati tutti i personaggi, no? Tipo questo qua è 8, io ho fatto altri 8, che erano le prove iniziali che avevo fatto. Non li cancella il gioco, non ho idea di come. Ah beh, c'è scritto delete qua. In effetti, are you sure you want to delete questo 8? Proviamo. Sì. Anche quest'altro 8 che avevo usato, ok. E qua invece c'è il mio caro Merlinus. Perché avevo iniziato con la magia, guardate, ho trovato gli occhialini da mettere. È già molto più armato, c'è un sacco di roba addosso, bello piazzato, con questo spadone qua, che tra l'altro bello lucido, non è una roba sminchiata, eccetera, eccetera. Però tant'è, magari lo vedremo, ripeto, andrò avanti con lui che sono nel terzo livello. Sto puntando, perché ho scoperto, a trovare un elmo che è magico. E dà la visione notturna in modo da non dover più andare in giro con la torcia e la cosa a una mano. Perché infatti mi chiedevo: ma se uno vuole andare in giro scudo e spada, e deve per forza andare giù con questa cazzo di torcia, è orribile. O anche con l'arma a due mani, cioè fai fatica. Invece no, con questo elmo magico, che non dovrebbe essere troppo difficile neanche da recuperare, magari non avrà stat eccezionali, però l'importante è che ci faccia vedere al buio, possiamo andare in giro più comodamente senza la torcia e con in mano lo spadone a due mani per fare quello che c'è da fare. Comunque, per oggi è tutto per quella faccenda qua. Abbiamo fatto solo un giretto, una chiusura. Io vi saluto e vi rimando a quel che sarà, signori miei.